Questo è il tempo del Grande Fratello, dell'isola dei famosi, è il tempo dell'appariscenza, è il tempo del tempo che fugge. Dobbiamo chiederci, ma che cosa sta per accadere? La domanda è presente specialmente in noi vescovi. La parola vescovo vuol dire uno che guarda lontano, che guarda avanti a sé, episcopeo. Scopeo vuol dire guardare. I greci ci hanno aiutati a rivolgere lo sguardo, o meglio, a distogliere lo sguardo dal mondo esterno, dalle stelle, da quel che accade, insomma, nei cieli, per volgerlo proprio sulla vita umana, sulla vicenda umana. E si sono chiesti allora i greci che cosa vale l'uomo nell'universo, qual è il suo compito, che cosa lo distingue, insomma, qual è il nostro posto, qual è la differenza tra noi e le cose e gli animali. Ed ecco loro l'attenzione, quest'essere che siamo noi, si sono resi conto allora che anche l'uomo è tutto un divenire, è un crescere e un decrescere. E qui uno dei più grandi pensatori della storia umana è proprio Aristotele. La ricerca esistenziale è propria degli uomini grandi? Ma no, dipende tutto che cosa pensiamo quando diciamo gli uomini grandi. Mia madre e mio padre non erano uomini grandi nel senso normale, erano delle gente però che possedevano la sapienza, così come ne esistono oggi una moltitudine di uomini che sono sapienti senza saperlo. Ecco perché il pensiero del futuro oggi allora può lasciarci tranquilli e sereni. Perché? Perché c'è una moltitudine di creature che non sanno che cosa sono, cioè non sono consapevoli del tesoro che si portano dentro, ma sono così carichi della sapienza della vita, un tale gusto della vita, un tale sapore della vita, che lo trasmettono ai loro figli. E che cosa vuol dire la sapienza? La sapienza. Manzoni, quando inizia a tracciare una linea, un abbozzo della vita del Cardinal Federico, ha delle espressioni estremamente interessanti. Dice: Federico, fin da fanciullo, apprese dalla sua famiglia, apprese quelle massime che si trasmettono di generazione in generazione. Le prese sul serio, le gustò, le trovò vere. E vogliono conformare loro la vita su quello appunto che era il vero, il giusto. Allora, mio padre e mia madre erano contadini, ma hanno comunicato il gusto della vita, perché mi hanno comunicato la prima quale cosa? Io ho detto tutto questo. Che mia madre mi diceva quando mi trovai ad avere 4 anni, era l'ultima volta che si pregava insieme, disse: adesso hai 4 anni, sei un ometto, adesso torni innanzi, la preghiera dirai per conto tuo. Sappi però che quando sei nato tuo padre e Dio abbiamo fatto tanta festa. Adesso sei tu a dover far festa per la tua vita. Ma perché abbiamo fatto festa? Perché io ti ho ricevuto dalle mani di Dio come dono. Mi raccomando, anche quando sarai grande, inaugura la tua vita con la preghiera: mio Dio, ti ringrazio di avermi creato e fatto cristiano, eccetera. Vedrai come nascerai ogni mattino. Mi insegno a nascere ogni mattino. La famiglia quindi trasmette i valori, la cultura quanto può trasmettere i valori, Dante quanto può aiutare a favorire la ricerca esistenziale, dare senso alla vita dell'uomo. Ma perché la sapienza, dove sta la sapienza? La sapienza sta in questo. La scienza vuol dire accumulare conoscenze immense su tutte le cose, eccetera. Ma la sapienza che cosa vuol dire? Preoccuparsi di sapere ciò che importa di più, ciò che importa è la tua vita. La sapienza vuol dire quelle conoscenze che ti dicono: guarda, questo è bene, questo è male, questo è giusto, questo è sbagliato, facendo così accadrà così, facendo così accadrà così. E questo soprattutto dare al bambino il gusto dell'esistenza e fargli capire un'altra cosa ancora, che è un dono grande. Mi viene in mente a questo proposito un'espressione forte, forte, di una donna, forse la donna più straordinaria del secolo scorso, Simone Weil. Era ebrea, innamorata però di Gesù Cristo, fu la donna che lanciò l'idea dall'Europa. Scrisse un giorno: perché è un bene che ci sia anch'io e non soltanto Dio. Questo è il discorso. Dante, che cos'ha di particolare Dante? Dante al centro ha l'uomo, il destino dell'uomo.
la sua la storia, attraverso i secoli, attraverso la storia, far capire che cosa può accadere all'uomo allora. E allora tutto il suo lungo viaggio, un viaggio di purificazione, da una zona dove è del detrito, dove c'è ormai la sconfitta totale, almeno ecco, poter a scuotere, a suscitare nell'animo del lettore, di ogni singola generazione, l'orrore. Imparare dalla storia del passato, in altre parole, per capire come tu puoi fare quello che vuoi, ma poi lo paghi sempre. C'è una dannazione già qui in terra per coloro che hanno eliminato le loro radici. Questo è il grosso discorso.